L'Istituto Alberghiero si apre al territorio da sempre e con la Federazione Italiana Cuochi tra l'altro abbiamo un protocollo d'intesa, collaboriamo da diversi anni, per noi è stato un piacere rinnovare anche un protocollo già dall'anno scorso. In questi giorni, oggi, domani i nostri ragazzi frequenteranno un corso di alta formazione. Una grande occasione per loro perché si incontrano chef che provengono sia dalla regione Sicilia che da altre regioni e che possono offrire loro l'opportunità di confrontarsi e di mettersi anche alla prova. All'interno dell'alberghiero ci sono diversi talenti, io mi auguro che questi talenti possano trovare uno sbocco anche occupazionale, possano essere conosciuti e che possa rappresentare per i nostri ragazzi una vetrina, perché il loro successo è anche il successo nostro, il successo dei professori che li seguono. In questo caso il professore Fallito, che è un mio collaboratore, che è qui con me, e anche il professore Chianetta, che ha sposato con tanta passione la causa della Federazione Italiana Cuochi e che appartiene all'associazione e penso con orgoglio. Allora, oggi l'alta formazione è stata voluta da tutto il Consiglio regionale qui a Caltanissetta in tre giornate che saranno il 30 e 31, il 6 e il 7 di novembre e il 13 e 14 sempre di novembre. Proprio qui a Caltanissetta, perché siamo al centro della Sicilia dove tutti possono raggiungere questa città e anche facilmente raggiungibile anche la location. E questo corso dell'alta formazione della Federazione Italiana Cuochi è stata voluta dalla dirigenza della Federazione Italiana Cuochi, aperta a tutti i professionisti e anche allievi delle scuole alberghiere, senza nessuna distinzione, siamo tutti uguali, siamo tutti soci. Tutti debbono apprendere un qualcosa di diverso, perché la formazione la fanno dei docenti molto preparati dove danno degli input delle nuove tecnologie di servizio, tecnologie di fare una mise en place, della preparazione e anche delle cotture. Grazie anche agli apparecchi che sono ormai all'avanguardia e si migliorano ogni anno per la grande professionalità dei cuochi. Perché il cuoco oggi ha bisogno di essere sempre perfetto. Facciamo il conto dei forni, l'importanza che deve essere l'abbattitore, per quanto riguarda anche la bassa temperatura che oggi si va, e anche la conservazione degli alimenti, dal prodotto che arriva presso il ristorante, la sua trasformazione pronto per la cottura, il suo eventualmente precotto, abbassare temperatura o al forno, quello che sia, abbattimento, rigenerazione e quant'altro. Certo, è aperto a 360 gradi questo corso. Allora, io aperto a coloro che lavorano nella grande distribuzione, in questo caso della grande mense, anche perché no, proprio mense a tutti i livelli, e sia anche dal ristorante top.